guarda che sei pure in video, eh? Io credo, in realtà sono in un'altra fazione di motociclisti, però io credo che ci sia un consenso tattico, cioè nel senso che a tutti, a me mi fermano per il testo di verità, mi fermano per il testo di verità, mi fanno la multa e finisce là. Il motociclista, quello esagerato, invece c'ha la moto che è tutta fuori regola, cioè, ma tanto gliela fanno la multa per il testo di velocità, capito? Cioè, levano 1500 euro invece che 300, capito? Cioè, non ha proprio senso. Ecco, quindi ci sta essenzialmente, secondo me, un tacito accordo che poi varia da regione a regione, nel senso che qui al centro-sud siamo molto più tolleranti. E praticamente, cioè, tu non fai lo stronzo, io non ti fermo, perché tanto se ti fermo ti rovino pure se vai a 30 all'ora, capito? Invece giravoce, che ne so, che in Veneto ti fermano pure da fermo, capito? Te stai al bar e ti vengono a guardare la moto.
arriva sempre dietro a quello che è secondo da 5-6 Grand Prix. Quindi credo che se, sempre se non lo squalifico, insomma, se diciamo la cosa è normale, era che non sta mai anche proprio a proprio vacanza, cioè era stata lì. C'è una casetta a Termini dove si va a palitello il marito affinato. La figlia è pure nonna, come nonna da almeno un anno, però tecnicamente no. Valentino e niente, credo che se tutto rimane così com'è, cioè nel senso che oggi non perde punti in maniera, come dire, disciplinare, sta a 7 punti, quindi se Lorenzo arriva primo al prossimo Gran Premio lui ha perso. Se no non ci deve avere nessuno tra lui e Lorenzo, cioè tipo se Lorenzo arriva secondo e lui arriva terzo vince lui, capito? Se invece lui arriva quarto perde. E poi è quello che è successo a tutti questi Gran Premi qua alla fine, non è che the bar.